Ok, ragazzi, il direttore mi vuole parlare. Se mi danno una promozione, ci compriamo una villetta al mare, eh? Quindi mi raccomando, mentre ci parlo, voi non fate rumore e state in silenzio, ok? Ok, tranquillo. Papi, non vai e spacca! Buongiorno direttore, come sta? Buongiorno Sinisi, senta, le volevo parlare per capire se va tutto bene, perché sa, il suo fatturato è calato del 50%. Sì, però visto il periodo, insomma, c'è stato il lockdown. Sì, però noi vendiamo termometri. E i suoi colleghi hanno triplicato il fatturato. No, perché voglio capire qual è il problema, perché sa, l'azienda ha deciso di puntare sullo smart working e quindi da oggi lavorerete sempre da casa. Quindi se lei ha qualche difficoltà e non riesce a trovare la concentrazione, purtroppo dovrò licenziarla. No, ma io da casa lavoro benissimo proprio, cioè, senza pause e caffè, quei colleghi che perdi tempo, no, cioè da casa si lavora molto meglio, ma vuoi mettere? Lo spero per lei. Le leggo i dati dello scorso trimestre. Il mercato italiano è in costante crescita, mentre il mercato estero. La concorrenza indiana e cinese non ci permette di entrare efficacemente nel mercato del sud-est asiatico. Stiamo preparando il lancio di tre nuovi modelli di fascia economica. Allora, per il prossimo trimestre lei deve fare. Quindi lei per il prossimo trimestre mi dovrebbe fare. Il prossimo trimestre mi dovrebbe Ma fare. dai, guarda la Giada in quarantena come è ingrassata, guarda, se manco di chilo! Sinisi, sa cosa deve fare il prossimo trimestre? Mandare il curriculum? Bravo!